Bentornati a Balcony TV Trieste, oggi episodio numero 100, episode 100, con The Original Klezmer Aleph Band che ci suoneranno T-S-T-R, yeah! The Original Klezmer Aleph Band, complimentissimi ragazzi, fantastico, siamo veramente onorati di celebrare la puntata numero 100 con voi, con il nostro splendido sfondo della Sinagoga di Trieste. Come è nato il progetto, Davide? Allora, il progetto è nato tantissimi anni fa, difatti questo è un misto fra il The Original Klezmer Ensemble e l'Aleph Band, che era anche la band che era stata creata da Samuele, dopo magari ne parleremo. No, certo. E abbiamo messo insieme queste due band e già da tantissimo tempo andiamo a fare dei concerti un po' in giro per l'Italia, siamo stati anche all'estero. Questa è la musica klezmer, la musica degli ebrei dell'est europeo, che come sentite è molto vivace, anche molti temi che poi magari li possiamo anche trovare nel rock, nel funky, eccetera eccetera, e quindi lavoriamo su questi tipi di sonorità. Come funziona? Tu prendi la musica tradizionale, poi la riarrangi, la riediti, come funziona? Sì, oppure ci sono anche delle cellule tematiche che sono tipiche del klezmer, come avete sentito in questo brano, e le rimetto insieme e riscrivo un brano completamente nuovo, anche un po' secondo i gusti che posso sentire che il pubblico può avere. Certo, invece per quanto riguarda, hai citato prima il buon Samuele Orlando, che ci ha lasciato lo scorso anno, che tra l'altro è il tuo... Era mio nipote, ma questo passo la parola a Save, perché Save era proprio il... lui era mio nipote, ma Save era il suo amico e quindi è più, come si può dire, autorizzato. Oh, addirittura, infatti porto anche con orgoglio la maglietta, insomma. Questo CD, Music is for Winners, alle tastiere e pianoforte Samuele Orlando, puoi presentare questo progetto come è nato l'anno scorso. Avete fatto un concerto al Castello di San Giusto. Esatto, abbiamo fatto un concerto con quasi praticamente 100 musicisti, tutti musicisti che avevano progetti con Samu. Da riascoltare tanta musica di e con Samuele è venuta la voglia, quasi la necessità, di fare questo CD, che è un CD doppio, musica inedita e cover, anche suonate da Samuele. Abbiamo tutto rimasterizzato, grazie anche a Tiziano e grazie
e insomma ad altri amici che ci hanno aiutato, e grazie anche al contributo del Caffè degli Specchi che ci ha aiutato nella stampa del CD. E questo CD insomma serve innanzitutto a noi per ascoltare ancora e per stare ancora con Samuele e a chiunque ne abbia voglia, e serve anche a raccogliere tramite il contributo di 10 euro e, i soldi che poi vanno a creare la borsa di studio a nome di Samuele, che viene data annualmente nel conservatorio. Ok, quindi Music is for Winners lo trovate immagino nei migliori al Caffè degli Specchi, all'antico spazzacamino, al Round Midnight, un po' in tutti i posti dove Samuele ha suonato. Fantastico. Insomma, che ci stanno aiutando in questa cosa. Complimenti per l'iniziativa fantastica e complimenti per la musica, è stato veramente un piacere ospitarvi, puntata numero 100. Speriamo di rivederci presto, io sono Marco Valva, Damiano Tommasi, riprese, Balconi TV Trieste, vi dà appuntamento alla prossima puntata.